Prima della consueta conferenza stampa di presentazione della partita contro il Frosinone, l'ufficio stampa della Salernitana ha voluto ricordare la scomparsa di Gaetano Giordano. Salernitano doc, giornalista apprezzato, amante in maniera viscerale della sua terra e della Salernitana. Ai familiari e ai colleghi della RAI e del Mattino va il cordoglio unanime della redazione 089. Un grande professionista che in maniera encomiabile ha raccontato pagine importanti della storia di questo paese, la storia di questo Moro, terremoto in Ispigna, grande tifoso della Salernitana, nonché nostro abbonato che, pur sapendo che difficilmente sarebbe riuscito a venire allo stadio, ha deciso comunque di sostenere la causa granata. E volevo, a nome della società, a nome dell'ufficio stampa, inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia di Gaetano Giordano, ai colleghi della RAI, ai colleghi del Mattino, per la grave perdita che c'è stata in settimana. Sempre avaro di dichiarazioni circa gli 11 titolari che scenderanno in campo, Perrone analizza in modo oculato le condizioni in cui versa la sua squadra alla vigilia di questo importante incontro. Però non è che posso fare un'eccezione a dire, non ha dalle qualità per poter giocare, sta bene fisicamente, non ha problemi, si è allenato con l'impegno, sta bene di umore. Ha stessa resistenza fisica pure Volpe? Sono giocatori differenti, sono due giocatori differenti tra loro. Dal punto di vista della resistenza sono due giocatori resistenti, con caratteristiche differenti. Diciamo più offensivo Munard e più tattico Volpe, anche se Volpe insomma ha un buon tiro, ha anche inserimento anche lui, ha tiro, passaggio. Però sono due giocatori diciamo differenti. Come ha visto Mancini che ha giocato l'amichevole con gli allievi? Ma lui, crescita, sì, ma lui è un ragazzo particolare, perché comunque lo vedi correre e sembra che comunque si sia sempre allenato, però è normale che bisogna comunque metterlo nella condizione di avere, di stare insomma discretamente, perché proprio per evitare magari anche possibili infortuni, quindi bisogna comunque farlo allenare un pochino, si sta allenando abbastanza bene, io credo che lui, essendo un uomo leggero, insomma, impiegherà poco tempo per essere a disposizione, e poi magari se dovesse giocare con continuità, chiaramente la partita è l'allenamento migliore. E Nalini lo vedremo in Coppa. Deve aver pazienza un po' Nalini, nel senso che l'infortunio che ha avuto non è un infortunio da cui si guarisce proprio rapidamente, nel senso uno magari è guarito però avverte sempre comunque dei fastidi, quindi lui dovrà un po' stringere i denti. Adesso vediamo se in Coppa Italia riusciamo a trovare un po' di spazio. Per quanto riguarda le condizioni del Prato della Rechi, l'allenatore non utilizza mezzi termini, la situazione va migliorata. Secondo me la superficie dei campi di allenamento non è la cosa più importante, perché comunque in questi diciamo, due anni noi ci siamo sempre adattati, i risultati sono venuti. Secondo me la cosa proprio che è peggiorata è la situazione della rete, che è diventata veramente insostenibile secondo me. È come se, non so, un pianista suona, studia, poi quando va a fare il concerto gli dai un pianoforte che viene scordato. Il discorso è quello, voi vedrete domani che campo ci sarà. È diventata una situazione che non è secondo me più sostenibile. Io l'avevo già detto un po' di tempo fa che questo sarebbe stato uno dei problemi che avremmo affrontato in questa annata, lo dissi quest'estate. Puntualmente sta avvenendo, perché le squadre avversarie vengono e fanno una partita su questo campo, noi ce ne facciamo 17, però il campo dell'anno scorso non era il campo di Draghetta con tutte le difficoltà, io non so se adesso ha piovuto di più, di meno, di cosa, però non lo so. E quello di quest'anno non è ancora bene, cioè, ancora, forse è piovuto di più, però è diventato proprio un problema, lì è come una palude se fosse, se si può immaginare, quando si asciuga diventa durissimo, quindi. E quando piove l'acqua non va meglio. Che risposte hai avuto a questo decisione? Io adesso ogni conferenza tirerò fuori questo voto, perché penso che sia
un problema che dovrebbe essere risolto.